Contigui dell'Indiscreto, ben trovati e vi ringraziamo perché le nostre precedenti puntate sono seguitissime e insistiamo nel ricordare a qualcuno che forse è un po' sbadato che l'Indiscreto Sicilia Show è infotainment, ho fumato il chipotiri. E allora volevamo comunicarvi per la gioia di altre amministrazioni comunali che ci troviamo ancora a Paternò, in provincia di Catania, la rigogliosa città ai piedi dell'Etna. E che con questo racconto rispetta la continenza e la veridicità dei fatti e utilizza lo strumento della satira, indubbiamente portatore di posizioni giuridicamente tutelate dall'interesse pubblico. Ricordiamo a qualcuno che in Italia il diritto di satira è riconosciuto come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, poiché rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 21, 9 e 33 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la libertà di pensiero ed espressione, lo sviluppo della cultura e la libertà di creazione artistica. E siamo ancora a Paternò, in provincia di Catania, e ci siamo perché stiamo realizzando per voi una serie di servizi curiosi, ma che sul piano sociale fanno sempre riflettere. E fatta questa premessa, contigui dell'Indiscreto, scalpitiamo già nel mostrarvi cosa abbiamo realizzato per voi. E siamo andati sempre nelle primissime ore mattutine a trovare il rispettabilissimo assessore Francesca Kyrieleison, l'assessore multideleghe ai servizi sociali, alla sanità ed altro. Codesto rispettabilissimo assessore pare che nel periodo ante elezione 2022 abbia il proprio telefonino personale rovente. Bene, e noi proprio su questo vogliamo approfondire. Buongiorno assessore, cercavamo lei. Buongiorno. Massimo Spumieri, programma televisivo Indiscreto. La disturbiamo? Intanto siamo stati fortunati a trovare, scusi, la maschera non si sa, a trovarla. Sì, lascia aperto. Questa tornata, nuova tornata, questo ritorno un'altra volta con questa amministrazione. Lei è assessore. Assessore alla pubblica istruzione, ai servizi sociali e alla sanità. Perfetto. Quindi probabilmente sarà la stessa carica, la stessa deleghe. Non lo so, a me interessa solo. Vabbè, lei con l'esperienza che ha nel campo medico, a me interessa solo sposare il progetto di Nonaso Sindaco, sì. Che lui sia il sindaco ancora per altri 5 anni, sì. Della nostra città, perché sì. È un sindaco veramente che ama la sua città. Perfetto. Quindi. No, nessuno dice il contrario. L'assessore Francesca Kyrieleison ci dice delle sue competenze e che gli piacerebbe continuare una volta rieletta nel suo ruolo. E se qui le auguriamo che i suoi progetti possano avverarsi. Ed iniziamo a chiedergli le percentuali di quelle fasce di persone sfortunate e abbisognose e come funzionasse l'assegnazione dei buoni spesa che il proprio assessorato elargisce. Come funziona qua in questo comune sarebbero i buoni spesa, ecco questo qua? Allora, noi i buoni spesa che abbiamo dato alla nostra comunità. Che percentuale rispetto a altro paese, per esempio di Adrano, di Biancavilla? Abbiamo ricoperto solo esclusivamente quelle fasce, diciamo, più umili che avevano un ISEE. Una percentuale? Quando, per esempio qua Paternò 10, Adrano 3? No, io credo che siamo arrivati al 40%. Quindi un tasso di bisogno. Perché gente. La pandemia in realtà poi alla fine ha tirato anche le fasce che una volta avevano un lavoro e poi giustamente grazie alla pandemia hanno, anche loro hanno dovuto soffrire e quindi hanno avuto bisogno di questi buoni spesa. Grazie alla pandemia, grazie alla pandemia, grazie alla pandemia. Grazie alla pandemia. Assessore alla sanità del comune di Paternò, dottoressa Francesca Kyrieleison? Già, grazie tante pandemia. Alla pandemia che ha portato morte, dolore e sconquasso economico-finanziario in più parti del mondo. Ah, assessore alla sanità del comune di Paternò, dottoressa Francesca Kyrieleison, per quella gran papalata del grazie alla pandemia, io tacqui volutamente per vedere se lei si sarebbe corretta. Invece non lo ha fatto, purtroppo per lei.
Assessore Francesca Kirieleison, per la grande minchioneria della frase che grazie alla pandemia lei c'ha prima un cartellino giallo e di seguito contiguamente un cartellino nero. I criteri allora presentano un ISEE, cosa allora fanno? Loro fanno domanda, poi non poi come che fa le richiamate di no no no, no esce praticamente un comunicato nel sito del comune, appena esce come? Fuori esce fuori, voglio dire, una comunicazione, sì. E già subito si allarga a macchia d'olio e sono perché loro che vengono. Lei mi conviene con noi, vengono, lei mi conviene con noi, le, no, persone, guardi, anziane, noi vengono le persone spesso, anziane non sanno utilizzare, sì, però le dico la verità, come? Vengono direttamente là, quindi diamo noi le informazioni. Non li chiamate uno e dire vieni qua, no, che no, c'è per cui, perché è in grado di venire a conoscenza attraverso i social, bene, se no vengono, cioè, non li, quello che voglio dire, io vi perdono, non li chiamate singolarmente, dice guarda che c'è questo fondo, vieni perché abbiamo visto dalla tua, ma di solito non è mai capitato, gli assistenti sociali magari hanno, con la scusa del reddito di cittadinanza, hanno degli elenchi, quindi nel caso in cui noi siamo portati a fare questo, loro li chiamano, i nostri assistenti sociali fanno un'indagine sociale, sì. Quindi sono gli assistenti sociali, che parrebbero essere 5, che contattano e dialogano con codesti soggetti svantaggiati? E quindi sono sempre gli assistenti sociali che chiamano perché loro hanno gli elenchi? Già, gli elenchi. Tutti gli elenchi della gente in stato di difficoltà e di bisogno li hanno gli assistenti sociali. Contigui dell'indiscreto, vi starete a chiedere dove vogliamo arrivare? Ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. A per davvero? A per davvero? Redazione dell'indiscreto, siamo troppo forti!